Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore. Se noi cerchiamo nei Vangeli il racconto di tutti i fatti, di tutta la storia primitiva, non la troviamo, non troviamo le storie dei dodici apostoli. Gli Atti degli Apostoli contengono a malapena quelli di Pietro e Paolo, tracciati fino a un certo punto. Non si vede, non abbiamo il racconto del loro martirio se non per altre fonti. E così il Vangelo non ci racconta tutto. Nel Vangelo non c'è tutto quello che è la storia dell'universo. Nel Vangelo ci sono le tracce delle cose che sono. Ci sono le tracce delle cose che sono importanti e che ci danno delle luci per comprendere anche quelle che sono dette un po' sottovoce o sono taciute. Una di queste è la nascita della Madonna. La tradizione ce lo ha riportato, non i Vangeli, quindi altre fonti, sappiamo dei genitori, Gioacchino ed Anna. Questo perché nel Vangelo non c'è la glorificazione delle gesta di tutti gli uomini e di tutti i santi. Questo deve essere portato nella memoria viva degli uomini che hanno esperienza per mezzo dello Spirito di ciò che accade nel mondo, ma attraverso la conoscenza, l'interpretazione, il riconoscimento delle cose con la luce dello Spirito. Per cui la nascita di Maria non è raccontata, mentre invece è raccontata quella di Gesù, perché c'è tutta la testimonianza dei pastori che poi viene riportata. Ma perché viene raccontata questa testimonianza? Viene raccontata perché realizza ciò per cui era stato prefigurato tutto quanto, come segno di. In mezzo ci stanno delle cose necessarie. Se la madre di Dio è la Vergine Madre predetta dai profeti, è chiaro che è nata. Ed è chiaro che è di stirpe di Davide, e sono chiare tante altre cose, ma vanno dedotte. E queste deduzioni, queste conoscenze delle profondità, delle realtà, del mistero di Dio nella storia, vengono intraviste con gli occhi della sapienza umana, conosciute per mezzo della sapienza dello Spirito, rivelate in modo eccezionale, come a certi santi, per volontà di Dio. Il segreto di Dio rimane chiuso. A noi è dato quelli che sono i punti importanti per il cammino. E riguardo a quello che è la storia, la figura della Madonna, a parte che a certe mistiche come Maria de Agreda, spagnola del 500, ha raccontato la sua storia ed anche ad altri, la storia della Madonna è racchiusa un po' nel segreto come fu tutta la sua vita. Nel segreto ricevette questo annuncio, non lo seppe neanche Giuseppe. E lo Spirito Santo dovette illuminare Giuseppe e lui dovette fare un percorso interiore per accettare e comprendere una misteriosissima volontà di Dio, alla quale poi obbedì prontamente. Dunque, noi abbiamo questa figura solitaria che è tutta di Dio, solo con Dio, riempita di Dio, preannunciata dall'inizio della storia dell'umanità, con la caduta degli uomini, i primi uomini Adamo ed Eva, quando si dice nascerà una donna che ti schiaccerà la testa, detto al serpente. Cioè, lei e la sua progenie
schiacceranno la testa al serpente. Quando qui dice ecco la Vergine concepirà dalla luce un figlio, è la profezia che viene realizzata con la Madonna e che poi si riconclude come profezia aperta per noi con la donna, quella della Genesi, dell'Apocalisse, che si ritrova a scontrarsi con il serpente antico, il drago infernale. E guarda caso vuole divorare la sua creatura, che non è solamente il Cristo, ma tutta la nuova genealogia, la stirpe che viene e discende dal Cristo, nuovo Adamo, e Maria, nuova Eva, e siamo noi. E allora dice il dragone, no, si mise sulla spiaggia, fra il mare e la spiaggia, per far guerra alla discendenza, alla stirpe di quella donna, al resto, che sono coloro che rispettano e osservano i comandamenti di Gesù Cristo. Questo dice il capitolo 12 dell'Apocalisse. Dunque, tutte queste cose grandiose sono lasciate chiuse nel silenzio. Ci sono solamente questi punti di riferimento che tracciano tutta la linea dall'inizio fino alla fine che ancora deve compiersi, ma nel quale anche noi siamo inseriti. Allora, se il mondo ignora la nascita e quello che accade della Vergine Maria, gli angeli non l'hanno ignorato ed erano presenti come la nascita di Gesù. E il nemico infernale non lo ignorava perché temeva quella nascita. Ma gli angeli hanno fatto scudo perché l'Altissimo ha protetto sempre la sua piccola che è fonte sigillata, giardino concluso, nella sua anima e nel suo corpo nulla e nessun peccato, corruzione è mai entrato. Quindi l'ha sempre protetta. E per questo è immacolata, e per questo è la Vergine che concepisce il Figlio. La verginità è non solo nel corpo, ma prima di tutto è l'immacolatezza del cuore. Questa fu preparata nel segreto perché nessun uomo, nessuna creatura, né umana né infernale, potesse attaccarla, protetta fino alla fine. Ma lei poi ha combattuto e ancora combatte insieme alla sua progenie, che è il Cristo e tutti quelli che discendono, e siamo noi. Noi apparteniamo a questa discendenza, noi viviamo e lottiamo contro il dragone infernale per poter vincere la battaglia sul male. In che modo? Semplicemente rimanendo fedeli ai comandamenti del Cristo. Questo costituisce la nostra forza, la nostra difesa e la nostra stessa missione. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.